Ciao a tutti, oggi sono qua in cucina, location un po' insolita per i miei video, per parlarvi degli strumenti, utensili, piccoli elettrodomestici a cui proprio non posso rinunciare, che utilizzo praticamente ogni giorno o che sono per me fondamentali. Premetto che probabilmente dimenticherò qualcosa perché ogni volta che si pensa a che cosa è strettamente necessario non viene in mente, ma vabbè, vorrà dire che ci sarà al massimo una seconda parte. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, oppure acquistando attraverso i miei link da affiliata, ad esempio su Pumpling, Organic Basics o Amazon, acquistando quello che volete attraverso i miei link che trovate qua sotto, una piccola percentuale andrà a sostenermi. Grazie davvero di cuore a tutti! Andando in ordine totalmente casuale, una cosa a cui non posso proprio rinunciare sono gli utensili in legno. In particolare ho diversi cucchiai, una specie di paletta, spatolina e la presina o le pinze per prendere ad esempio il pane dal tostapane o per girare il cibo in padella o al forno. Sono abbastanza difficili da mantenere, questi li ho presi in un banalissimo supermercato, credo, non sono di ottimissima qualità, però almeno mi dispiace meno se si rovinano in cucina. Questo invece l'avevo preso da IKEA. Diciamo che il legno è un materiale un po' rognoso perché bisogna stare un pochettino attenti, soprattutto se è fatto di un materiale abbastanza pregiato, però li preferisco per evitare di rovinare ad esempio la padella o la pentola. Mi sento più al sicuro a contatto ad esempio con gli altri elettrodomestici, non so, è proprio anche il feeling, girare così la torta, che tra l'altro ho la planetaria e continuo ad usare a fare manualmente perché non mi viene così spontaneo usare la planetaria, vabbè. Un altro pezzo che utilizzo tantissimo è il mio macinatutto, macinagrani slash frullatore. 2-3 anni fa, quando sono andata a vivere per conto mio per la prima volta, ho acquistato infatti un frullatore con 3 pezzi per appunto frullare, fare frullati, centrifughe, una parte invece per macinare ad esempio la carne e il macinagrani che utilizzo per macinare appunto il caffè. Veniva tutto assieme, le lame ovviamente sono diverse ed è uno strumento che utilizzo tantissimo, ad esempio per fare le polpette nel caso del tritatutto. Il macinagrani, come vi dicevo, lo utilizzo esclusivamente per il caffè, il frullatore per qualsiasi cosa, non soltanto per le bevande, ma ad esempio per frullare anche il minestrone, perché a me piace di più in passato di verdura, quindi non sopporta la consistenza di alcuni alimenti e quindi nel dubbio io frullo, così è più facile per me mangiare anche quelle cose che altrimenti farei fatica appunto per via della consistenza. Io in cucina ho talmente tante ciotole che un po' me ne vergogno, però per me sono un pezzo fondamentale, in particolare queste due. La prima che ho è di KitchenAid e la adoro perché ha il fondo in gomma e quindi appoggiata su qualsiasi superficie non si muove, non scivola nemmeno quando frullate o lavorate ad esempio a mano o appunto col cucchiaio di legno. È poi molto capiente e si può lavare in lavastoviglie, quindi top. L'altra ciotola è una banalissima di IKEA che io utilizzo tantissimo per fare i dolci, fare l'impasto della pizza eccetera, perché ha una superficie diciamo antiaderente, è facilissima da pulire, anche prima che non avevo la lavastoviglie riuscivo a lavarla a mano super facilmente, non si attacca nulla, ha la grandezza secondo me giusta per i tipi di impasti che faccio io, ma anche per mettere a mollo ad esempio le patate o qualsiasi altra cosa, per metterci l'insalata. Sempre un po' simile alle ciotole, i contenitori per alimenti, quelli in vetro. Questi li utilizzo tantissimo quando ad esempio cucino dolci ma non solo in abbondanza e voglio che rimangano al fresco, che non prendano umidità, che non si secchino, oppure se avanza qualche alimento lo metto qua dentro e poi in frigo oppure in freezer. Il vetro mi dà maggiore sicurezza oltre alla parte diciamo ecologica, anche se in realtà questi contenitori in genere hanno il coperchio in plastica. Ci sono alcuni barattoli e contenitori ad esempio di IKEA che hanno anche il tappo in vetro, ma per alcune preparazioni le trovo un pochettino scomode, quindi preferisco magari avere meno contenitori fatti in questo modo, che trovo più comodi anche da portare via. Da grandissima appassionata di tè e caffè non può mancare un bollitore elettrico, questo è sempre di KitchenAid. Ha un design molto semplice, abbastanza minimale, ma a me piace
tantissimo. È uno strumento molto basico, va messa dell'acqua dentro, piazzato sulla sua postazione e poi si preme semplicemente questo pulsante. Una volta che l'acqua bolle si ferma da solo, ma eventualmente si può fermare prima ripigiando la levetta. E niente, è veramente uno strumento basico che scalda l'acqua molto più velocemente rispetto ai fornelli. Io ho il piano induzione, quindi in realtà potrei utilizzare anche questo, ma non ho ancora un contenitore, diciamo, per poter scaldare ad esempio i liquidi come l'acqua o il latte per preparare tè e caffè. Nei miei video vlog mi vedete molto spesso cucinare e soprattutto utilizzare pentole e padelle senza manico, ma che in realtà ce l'hanno a parte, quindi si attacca separatamente in questo modo. E queste sono della Lagostina, sono le migliori pentole e padelle che io abbia mai avuto. Sono completamente antiaderenti, non si attacca niente, anche se lasciate bruciare per sbaglio qualche cosa, non si attacca, si stacca immediatamente, si possono lavare in lavastoviglie. L'unica cosa è che il manico va lavato a mano, però lo trovo comodissimo, anche il semplice fatto di poterlo staccare e quindi in lavastoviglie entra molto più facilmente, molto più comodo. Io ho poi dei coperchi, non soltanto per cucinare, ma anche per sigillare il contenuto, ad esempio, del pentolino e metterlo in frigo, quindi in quel caso è super comodo non avere di intralcio il manico. E niente, una cosa molto basica ma che rende molto facile la vita. Sono praticamente le uniche padelle, pentole che utilizzo. Non so se valga inserirla o meno, ma la mia macchina del caffè è indispensabile, è un pezzo che utilizzo veramente ogni giorno. Me lo chiedete sempre in tantissimi e giuro che è vero, è una Lattissima One di Nespresso, è una banalissima macchinetta a capsule. La particolarità di questa macchinetta è che vi prepara cappuccini e latte macchiati da sola, quindi inserite semplicemente il latte nel brick della macchinetta e fa tutto da sola. È anche abbastanza compatta, quindi non occupa molto spazio in cucina e ha un design comunque molto piacevole da vedere che non disturba con l'arredo. Ultimi due pezzi, diciamo bonus, perché in realtà la planetaria è un oggetto a cui mi devo ancora abituare, ma che mi semplifica davvero la vita. Infatti non capisco perché a volte non mi venga spontaneo utilizzarla, visto che così non devo fare ginnastica. Probabilmente per quello, perché dico, ah dai, così faccio ginnastica, ho la scusa per preparare dolci, vabbè. Comunque la planetaria è molto facile da utilizzare, molto facile da pulire, tutti i suoi attacchi, a parte uno, possono andare in lavastoviglie, la ciotola va in lavastoviglie, quindi si pulisce, che è una meraviglia, senza alcun tipo di sbattimento. E appunto fa tutto il lavoro al nostro posto. Il tostapane è probabilmente una di quelle cose che non utilizzo proprio tutti i giorni, ma che semplifica tanto la vita. Perché per tostare il pane in forno ci vuole un'eternità, quello che ho era dei miei genitori, è sempre KitchenAid, è sempre nero come il resto dei miei elettrodomestici KitchenAid. In un minuto circa tosta il pane, lo utilizzo soprattutto per tostare il pane fresco, ma anche per scaldare il pane che metto in congelatore. Ultima, non certo per importanza, ma per pesantezza probabilmente, per essere molto ingombrante, è la mia friggitrice ad aria. Non ne parlo mai abbastanza qua sul canale, mi piacerebbe in realtà dedicarci un intero video in cui magari cucino cose sia dolci che salate con la friggitrice ad aria. Magari fatemi sapere questo nei commenti se potrebbe interessarvi o meno. In sostanza è appunto una friggitrice che frigge, cuoce ad alta temperatura qualsiasi cosa vogliate metterci dentro e non è necessario appunto utilizzare la quantità d'olio che si utilizza normalmente per friggere. Ovviamente questo lo renderà forse un po' più asciutto, un po' più secco, ed è quello che permette all'alimento di essere così bello croccante come se fosse fritto, ma appunto senza utilizzare olio. Io in realtà non è che non utilizzo per niente olio, ad esempio le patate le spennello leggermente con un po' di olio per dare un pochettino di gusto, ma è una quantità talmente piccola e misera che proprio non conta.
Oltre a fare ad esempio le patatine fritte o le cotolette, ci ho fatto anche il French toast, i crostini, ho fritto anche i ravioli, tipo quelli cinesi che preparo io, che di solito cuocio al vapore, ma anche in versione fritta sono buonissimi, super golosi. E ci vuole veramente pochissimo tempo, ho fatto tutto da sola e niente, secondo me è un ottimo acquisto anche per cuocere velocemente quegli alimenti magari precotti, surgelati. Io non ne acquisto, però magari capita che preparo appunto i ravioli, ne faccio un po' di più, avanzano, li metto in freezer e quindi la volta dopo che li voglio mangiare li utilizzo nella friggitrice ad aria, li cuocio così. Bene o male queste erano le cose che utilizzo ogni giorno o molto frequentemente in cucina, senza cui probabilmente la mia vita sarebbe molto molto più complicata. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa secondo voi ho dimenticato, sicuramente ho dimenticato qualche cosa di importante, o in generale fatemi sapere qual è quella cosa che voi utilizzate più spesso, che avete magari scoperto, anche piccolo elettrodomestico, che vi ha un po' cambiato la vita, rivoluzionato, semplificato le cose in cucina. Fatemi sapere anche quali altri video collegati alla cucina vi piacerebbe vedere, se video appunto ricette, what I eat in a day, o video un po' più chiacchierici di questo tipo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!